grazie mille. Benvenuto, benvenuto a te. È stato appunto manifestando il mio piacere di avervi qui stasera, anche se in un contesto particolare, per quello che è stato Slovacchia è un paese abbastanza colpito da tutti i nuovi tanti, del 15 ultimo scorso. Ciò nonostante, con determinazione appunto per dare un segnale comune, non è che si chiede di molti e quindi sta fermo, anche questi momenti stanno a significare che si vuole guardare avanti per cercare di portare diciamo, un senso di vitalità alla comunità. E questo segnale però per questa sera ci stanno tante persone che non sono di Slovacchia, allora io voglio anche per il benvenuto e mi fa piacere. Questo è il solo lavoro di benvenuto. Ritornando per un attimo a quello che è il lavoro del Comando Nazionale della Raffa, come diceva Teresa, è un lavoro abbastanza snello, con una pietra che è quella di una dire del popolo che vi unite, eccetera, e questo non fa mai male per ognuno di voi, perché veramente dare un taglio alle cose che per le volte possono essere anche espressive e drammatiche, diciamo un taglio così di un poco più snello e semplice, ci fa vivere meglio. Io mi auguro che chi avrà la possibilità, l'opportunità, la voglia di poter leggere queste pagine, questo libro, questo lavoro, possa cogliere di esso il senso che lui vuole trasmettere come lavoro. Io mi fermo qui, non ho altro da aggiungere se non quello di un piccolo dispiacere, ma non voluto, che è quello di non aver potuto onorare la vostra presenza come meriterete e come meritate. Perché ripeto tale ci possiamo trovare anche in un contesto al di là del libro, tutti invitati, in un momento un po' più tranquillo, un momento più conviviale, possiamo anche fare un brindisi con il nostro ottimo vino che gareggia, vuole mettere in evidenza un po' l'ignoranza delle persone, ma scherzosamente lui vede come anche
a volte tragiche, si riesce a cogliere il lato comico. Quindi sia di Stato ci vuole iniziare la lettura di un piccolo passo, di nuovo, oppure di raccontarlo, essendo ci stesso l'autore, ovviamente, insomma. Quindi quello è prestativo, ma anzi direi passivo in questa cosa che è subito. Grazie Luisa, ma prima di passare al punto di questo episodio, divertente, così come sono un po' tutti, io volevo ringraziare Teresa Ciambo e il sindaco di Solopaglia per la disponibilità che hanno mostrato e per la disponibilità in un momento tragico per questa comunità. Quando all'indomani del 15 ottobre mi sono sentito con Teresa Ciambo e lei quasi timidamente mi chiedeva di spostare, io non ho esitato, quindi per dovere e per segno di solidarietà nei confronti dei cittadini colpiti dobbiamo spostare, dobbiamo differire l'incontro. Non sarebbe stato giusto fare l'incontro in un momento in cui c'era gente che soffriva. Lo stesso pensiero, lo stesso sentimento di solidarietà lo esprimo ancora oggi e lo affido al sindaco perché possa attraverso di lui arrivare a questa comunità che è stata per le comunità più colpite da una alluvione che non ha precedenti. Forse il precedente risale al 1949 da quello che dicevo, ma noi eravamo difficilmente dei, quindi non possiamo testimoniare su questo. E d'altra parte è stata una alluvione ed un disastroso, guarda, io che faccio spesso, percorro spesso la superstrada dell'avvenimento, ma che è il centro, non posso fare per dirigermi poi verso Sant'Agata, posso testimoniare che veramente c'è stato un disastro ambientale, veramente un disastro ambientale. E spero che la politica, sindaco non me ne voglia, lei che fa politica e non fa, ma sono stufo di farlo ancora, perché non credo più nella politica, io le dico una cosa, io spero che la politica non faccia neanche solo in questo momento. La gente ha bisogno di solidarietà concreta, ha bisogno di un momento concreto, ma credo che ne avrà bisogno di rialzarsi per un lungo periodo di tempo. Detto questo, e gli affido questo messaggio di solidarietà, vi ringrazio ancora una volta per la disponibilità e vengo all'invito rivoltomi dalla carissima amica e collega Luisa Cinto. Perché c'è la curiosità, c'è la curiosità, certamente io pago questa curiosità. Allora voi sapete che gli avvocati, specie che hanno di più, usano spesso molte locuzioni latine, molte frasi latine, fanno spesso citazioni anche per dare un po' più, diciamo, di importanza ai propri discorsi e alle proprie cose. Allora, di solito quando viene qualcuno allo studio, uno affronta le questioni, cerca di far capire, chiaramente tenendo conto di chi ha di fronte, no? Allora, essendo venuto un giovane, che io sapevo anche già di Tommaso, ecco, per una questione penale, giustamente io l'ho appena, lui c'era allo studio, io sono entrato, l'ho trovato nell'antistudio dove ci sono le collaboratrici, dove diciamo così la sala di lavoro, ecco, allora l'ho salutato, mi ha chiesto come mai state queste parti, lui ha cominciato ad accennarti, vabbè, fermati per motivi di privacy, andiamo nella mia stanza, dall'altra parte, nel mio studio insomma, un poco più riservato, e quindi là ne parliamo, in modo che se arriva qualcuno consente quali sono i tuoi problemi, le tue difficoltà, qual è la questione, d'altra parte che non interessa a terzi e cose. E poiché noi abbiamo l'abitudine di chiamare le sale, le aule, tutto cambia. Dalle nostre parti chiamiamo tutto camera, no? Come chiamiamo qualsiasi documento, qualsiasi cosa, chiamiamo la lettera, come se tutto avesse un solo sostantivo per indicare tante cose. Allora ho detto, quando ci siamo accomodati nel mio studio riservato, allora ho detto, guarda, poiché è una questione molto seria, siamo in camera caritatis e in camera caritatis mi devi dire la verità della cosa. Allora questo ragazzo mi guarda e dice, allora, ma se mi dà che la camera non chiedo pure. Ma mi dà questa camera a casa, ma mi dà quella la camera. Dico, ma così. Allora mi ho dovuto spiegare che camera caritatis vuol dire che è una produzione latina per indicare in modo riservato, insomma, in modo un po' più riservato, ma che non si tratta di una camera fisica e così.
d'altra parte potesse suscitare una forte ilarità questo fatto, oppure con un altro signore il quale doveva raggiungere un accordo con dei confinanti e allora dico, finalmente abbiamo raggiunto una transazione, purtroppo la devi accettare un torto collo. Allora vediamo, guarda, ma che è ma lui no, dico magari mi lascia, dico non fa male a me il collo, non fa male a te, fa male a te che accetta queste condizioni gravose, queste cose là, sono simpatiche, mi rimangono impresse, quindi io le appunto e poi le ho messe un po' in questo libro, così come metterò anche altri episodi, perché certamente sto continuando a mettere ad appuntare altri episodi che mi sono capitati già e che continuano a capitare anche dopo la edizione di questo libro. Bene. Io ci tengo a leggere questa frase perché mi ha colpito molto e la volevo leggere, insomma magari poi la prendiamo. Che vuol dire grande avvocato? Vuol dire avvocato utile ai giudici, per aiutarli a decidere secondo giustizia, utile al cliente per aiutarlo, a far valere le proprie ragioni. Utile è quell'avvocato che parla lo stretto necessario, che scrive chiaro e conciso, che non incontra l'udienza con la sua invadente personalità, che non annoia i giudici con la sua prolissità e non li mette in sospetto con la sua sottigliezza. Proprio il contrario, dunque, di quello che certo pubblico intende per grande avvocato. Sì, Teresa, questa è una frase di un noto giurista, sì, Piero Calamandrei, che è un giurista che tra l'altro è uno dei costituenti, quindi scrisse anche la nostra Costituzione, che ora stanno stravolgendo, però questo è altro argomento e quindi lo tralasciamo un po'. Però io questa frase la leggo, e mia moglie lo sa, perché l'ho citata anche all'inizio di una ringa che ho tenuto qualche mese fa in un processo contro un clan terroristico. Io faccio il penalista e quindi mi capita anche di difendere purtroppo. Ma no, non dico soprattutto perché per fortuna di questa terra non siamo ancora invasi, c'è qualche processo ma non certamente sono tanti quanto quelli di Santa Maria Novere o dell'attuale Napoli Nord, cioè del Giudanese della Messa. Lo leggo proprio perché mi preparo ad affrontare le questioni nelle arringhe che possono essere utili per dimostrare l'innocenza del proprio assistito. Perché tutti credono che il grande avvocato sia il grande chiacchierone, cioè colui il quale riesce a parlare per ore. L'avvocato Parricchio, che ha qualche anno più di noi, acconsente su questo. Non è così. Il grande avvocato invece è, come dice Piero Calamandrei, colui il quale è capace di cogliere la questione, di cogliere il nocciolo della questione e di offrire ai giudici la soluzione, quindi aiutare i giudici a fare una giusta sentenza. Quello è il grande avvocato, non quello che magari nella ringa ripete 700 volte lo stesso concetto, dice le stesse cose 30.000 volte per far vedere i propri clienti che parla sempre. Non è un avvocato utile, secondo l'indicazione che io ho davanti a lei. E per me quella è una scuola, è un orientamento al quale io mi attengo sempre, mi preferisco leggere. E l'ho voluta mettere proprio come dedica all'inizio di questo libro, anche se poi la dedica per la verità io l'ho messa alla fine, non so se hanno modo di leggere. Per esempio io questo libro l'ho dedicato a mio fratello, che era un professore universitario di medicina legale, che purtroppo un infarto mi ha tolto, ci ha tolto a soli 45 anni qualche anno fa. Molto bene, sì, perché io avevo la cattedra di medicina legale della seconda università di Napoli. L'ho voluto dedicare a lui, però all'inizio di questo libro l'ho voluto mettere perché al di là dello spirito del libro, che come abbiamo detto e sottolineato ha uno spirito, questo libro ha uno spirito ironico, io non voglio mai perdere di vista la funzione dell'avvocato, perché è una funzione importante, advocatus, cioè il chiamato al fianco di per assistere, per difendere,
Questa è la funzione dell'avvocato, ma lo deve fare con criterio, con scienza ed anche con coscienza. Grazie, grazie, buonasera a tutti e benvenuti. Ovviamente anche io mi associo all'afflato di umana solidarietà nei confronti di questo territorio, che poi anche il mio territorio, la mia San Lorenzo, quindi da lontano da qui, e sicuramente faccio mie le parole di Sandro nei confronti della politica, affinché ci si renda conto che è arrivato il momento di girare pagina e creare questi presupposti per una salvaguardia del territorio rispetto a quanto non sia stato fatto in passato. Detto questo, il libro di Sandro è un libro che giustamente è stato caratterizzato come un excursus quasi comico di un'esperienza professionale molto marcata. Il che è vero, perché gli episodi sono divertenti, come lui stesso ha avuto modo di citare. Io senz'altro sono concorde con questa lettura e con questa visione del racconto aneddotico dell'amico Sandro Della Ratta. Però, da appassionato di storia, soprattutto appassionato di storia del Mezzogiorno, vorrei andare un po' più a fondo rispetto a quello che è la lettura, diciamo così, apparente dei racconti, perché qui, in questo libro, traspare in modo evidente un aspetto peculiare della nostra realtà sociale che purtroppo si tramanda da moltissimo tempo, ovvero il grande gap culturale del nostro Mezzogiorno rispetto a quella che è un'Italia che dovrebbe affrancarsi da questo retaggio molto molto negativo per entrare a pieno titolo in un contesto di non solo nazione, per quanto riguarda l'Italia che Cavour disse è stata fatta ora bisogna fare gli italiani, ma anche e soprattutto in un contesto europeo, perché la visione che traspare dal comportamento di questi soggetti chiaramente testimonia proprio una sorta di ritardo nel processo di emancipazione culturale del nostro Mezzogiorno. E quindi questo libro, che io esorto tutti a leggere, ha un valore intrinseco ben superiore rispetto a quella che è l'aneddotica che pure lo caratterizza, perché può essere veramente uno strumento didattico e soprattutto uno spaccato di costume molto importante anche sotto un profilo di storiografia proprio a tutto per quanto riguarda la realtà sociale del nostro Mezzogiorno.